Buongiorno a tutti dalla bella Napoli. Oggi San Valentino. Un augurio a tutti i fidanzati, gli innamorati. E oggi prepariamo un piatto dedicato a loro a base di pesce crudo, per dare anche un po' un tocco di afrodisiaco. Sperando di augurare una buona festa a tutti, lo troverete da stasera qui alla bella Napoli. Facciamo a base di tonno, palamita, gambero rosso siciliano, tartufo nero, seppia, patata viola e delle belle rose rosse per decorare il nostro piatto. Ecco qua il nostro tonno, andiamo a preparare una bella tartare. Il tonno logicamente prima battuto e come potete vedere è un colore spettacolare. Ed ecco, cominciamo a tagliare la nostra tartare. Questa è una seppia, cerchiamo di tagliarla più sottile possibile. Di sale Maldon affumicato, cocciole tostate, un pochino di rucola, ecco. Ora passiamo al condimento delle nostre tartare, dei nostri crudi. Il tonno lo facciamo in una maniera un po' più nostrana. Io lo faccio con scarola, poi ci mettiamo un po' di fresella, poi mettiamo basilico, 2-3 pomodorini un po' di sapore, 2 capperi, 2 olive tagliate piccole piccole, un olio extravergine e sale. Andiamo a riprendere un po' la nostra carola torciuta. Passiamo al gambero. Questo qua andiamo semplicemente a condire con un filo d'olio, un poco di sale, pepe, fragoline di bosco, bella patata viola rossa, sale, sempre per San Valentino ne faremo una a forma di cuore, sempre per i nostri innamorati. Ecco qua, andiamo a mettere qua. Andiamo a terminare la nostra tartare di gambero con una lamella di tartufo nero pregiato. Ora decoriamo il nostro piatto, non sempre in occasione di San Valentino, con delle belle rose rosse. Completiamo la nostra tartare di tonno con un po' di vino cotto, sempre per rimanere nelle tradizioni isolane. Il nostro piatto è terminato, dobbiamo fare tanti auguri agli innamorati da parte mia e di Giulia. Vi aspettiamo alla bella Napoli con il nostro piatto afrodisiaco. Auguri a tutti.